Un'operazione verità per dimostrare quanto ha fatto all'Aquila il governo Berlusconi e quanto non ha fatto invece ha fatto male il governo Renzi Gentiloni. Parte così l'onorevole Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in città a sostegno della candidatura di Pierluigi Biondi a sindaco dell'Aquila alle imminenti amministrative di giugno. Il paragone tra l'Aquila e Amatrice, ha detto Brunetta, è sotto gli occhi di tutti. Cialente e Pezzopane li definisce i peggiori amministratori che l'Aquila abbia mai avuto. Operazione verità. Perché operazione verità? Perché l'Aquila è il simbolo di questo. Allora abbiamo fatto cose straordinarie e il sindaco di allora, il presidente della provincia di allora, Cialente e Pezzopane, hanno usato contro di noi le buone cose che abbiamo fatto. Ecco, lei ha parlato dei peggiori amministratori. Assolutamente, lo ridico e lo ribadisco. I peggiori amministratori che questo territorio abbia mai espresso, Cialente e Pezzopane. E quelli del tanto peggio tanto meglio, quelli che hanno fatto politica sulla pelle degli aquilani e degli abruzzesi. Brunetta, assieme a Pierluigi Biondi, ha anche spiegato i dettagli dell'emendamento che sarà presentato e che velocizzerà la ricostruzione pubblica di scuole e università. Ma sostanzialmente, semplificando, dà una sferzata alla ricostruzione delle scuole, paralizzata da 8 anni. Abbiamo chiesto una deroga al codice unico degli appalti, quello approvato nel 2016, che consente di ricorrere all'appalto integrato e di fare gare con 5 operatori. Questo consente di velocizzare le procedure e di evitare soprattutto i ricorsi, che sono il vero guaio delle gare pubbliche. Si tratta di una procedura che non toglie nulla alla legalità degli atti, perché è stata già validata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.